Eccoci qua, buongiorno, a pranzo, veloce, una cosa veloce per prepararci a questa sera, no? E quindi che cosa facciamo? Una cosa semplicissima per tutti, chiunque in casa può avere gli ingredienti che vi sto proponendo, quindi partiamo subito con delle mezze maniche Barilla, queste mezze maniche 12 minuti al dente, sono in cottura, sono quasi arrivate, poi abbiamo dei broccoli lessati, sale e olio, extra vergine di oliva l'olio, poi abbiamo del maiale spezzettato e dei piccoli tocchetti di mozzarella marchigiana, quella dura, una padella e un piatto. E allora andiamo a operare, abbassiamo la fiamma, subito pronti, mi assento solo qualche secondo per scolare, ma sono qui ragazzi, non vi preoccupate, li vedete? Sono qui, ecco fatto, già di nuovo tutto pronto. La scolata e la rimettiamo in padella, in pentola, pardon. Eccoci qui, adesso, attenzione. Fuoco alle trombe, turchetti dissero. Padella. Mettiamo immediatamente le mezze maniche. Barilla. Un po' di olio extravergine, c'ho il dosatore ragazzi, ok, del peperoncino, dosate bene secondo, un po' di broccoli, un po' di maiale, un po' di mozzarella dura, ok, e adesso andiamo a girare il tutto, ok, aspettate che aggiungiamo un po' di e lasciamo in padella per un po', adesso vi inquadro, non preoccupatevi, un altro po' di olio per dare la giusta. Usiamo poco poco la fiamma, perfetto, così gli diamo una giusta, perfetto, eccoci qua. Lasciamolo un po' a fiamma leggermente alta all'inizio, lasciamo girare un po'. Ho inserito successivamente ancora, se avete potuto notare. Facciamola stare un po', 2-3 minuti, mantechiamo bene, la fiamma è leggermente alta. Nel frattempo vi auguro a tutti un felice anno 2022, una buona fine e un buon principio. E intanto abbiamo qui il piatto che sta andando, lo sentiamo già ed è venuto sì il momento di impiattare. Eccolo qua, ve lo inquadro subito. Mezze maniche ai broccoli, olio e sale lessati, mozzarella e un po' di maiale. Il tutto saltato in padella per voi. Buon appetito!